mi sveglio ogni mattina prima di parlare. Tocco il comodino e mi scatto un selfie col cellulare. Contro dei follower che cosa dicono e se sono tutti già in rete. Mi limito a leggere la maggior parte, commenta lo scherzo che hanno fatto a Fred. Poi condivido un post con la mia faccia addormentata. Subito mi rispondono scrivendomi sfida accettata. Ma volevo solo augurare buona giornata. E diventa più virale di Rocco con la patata. E se non lo conosci non ne devi fare un dramma, perché probabilmente lo conosce la tua mamma. È uno degli eroi di quando tu non c'eri, di ieri. E ora tocca a noi essere guerrieri. Avere sulla spiaggia poca liscia il top. Eppure sei caldissimo, se mi chiedi come sto ti dico bene, sì, ma non benissimo. Bene, ma non benissimo. Come non mi riconosci? Sono quello della foto dall'isola dei fantocci. Ho lavorato con nipote del cugino, della zia e della moglie di Moggi, che ha una ditta in Port Expo. E adesso organizzo un sacco di serate, soprattutto d'estate, nel senso che procuro le escort la notte e di giorno compro e vendo e mi piace. È un duro lavoro, ma sai, qualcuno deve pur farlo. E per avere più like ti mostro il mondo al contrario. E dove c'è festa mi trovi sempre con le mani su in alto, oppure davanti al DJ mentre salto sul palco. Ok raga, tutti insieme una bella foto per la pagina. Ma volevo solo animare un po' la serata. E mi ritrovo in mezzo ad una folla scatenata. È tardi ma le mani battono e fanno casino. Non vogliono mollare finché non viene mattino. È uno degli eroi di quando tu non c'eri, di ieri. E ora tocca a noi essere guerrieri. Avere sulla spiaggia poca liscia il top. Eppure sei caldissimo, se mi chiedi come sto ti dico bene, sì, ma non benissimo. Bene, ma non benissimo. Faccio like e views, condivido su YouTube. Sai quali sono le news? Vivo like e views.